novità rispetto alla gestione precedente che negli ultimi giorni era entrata in aperto contrasto con i senatori. Tutti in campo dal primo minuto per scelta ma anche per necessità viste le diverse importanti defezioni. Le varianti riguardano così soprattutto la difesa dove Tardioli è preferito a spada vecchia ed Aquilanti gioca a destra con Zoppetti dirottato sul versante opposto. In mediana De Falco e Antonelli sono gli esterni, Moscardi, Papini, coppia centrale, Rigoni trequartista alle spalle di Marco Ferrante. Per contro Crotone decimato dal giudice sportivo. Ai margini Soviero, Piosel, Maietta e l'attaccante della Repubblica Ceca Miroslav Sedivec. Gustinetti si affida così all'ex Federico Giampaolo, protagonista dell'unica occasione del primo tempo. Sugli sviluppi di questo corner battuto da Cariello, duplice colpo di testa e volée sotto misura del fantasista sulla quale Tardioli è semplicemente strepitoso. Prima frazione per il resto caratterizzata da tre infortuni, il francese Palmieri e Petrilli tra i calabresi, Papini nel Pescara, distorsione alla caviglia, Andrea Luci il sostituto. Ripresa da fuochi d'artificio con tre gol nel breve volgere di 7 minuti. Biancazzurri coraggiosi, intraprendenti, insomma decisi ad assumere il comando delle operazioni. Primo vantaggio al 12esimo, calcio di punizione di Rigoni e stacco di testa perentorio perfetto di Stefano Olivieri, palla sotto l'incrocio alla sinistra di Padelli. La gioia incontenibile del 23enne difensore di Giulianova al primo gol in Serie B. Gustinetti rimpiazza il terzino Bonomi con l'attaccante Nanni, difesa a tre e tridente d'attacco con Cariello a supporto. Squadra super offensiva e assai sbilanciata, non passano neanche 2 minuti che il neo entrato fruisce di un rimpallo favorevole in area biancazzurra, piatto destro Tardioli battuto. Da notare la carambola incredibile che consente a Nanni di battere agevolmente il portiere biancazzurro. Vivarini risponde con Martini in luogo di Rigoni, arriva anche il secondo vantaggio, l'ex San Benedettese serve De Falco che prende la mira ed infila con questo bel tracciante d'esterno Padelli, nell'occasione non proprio impeccabile. 19esimo, Crotone 1, Pescara 2. Emulo di Olivieri, anche il numero 8 realizza il primo gol in Serie B. Il Pescara gioca meglio ma concede qualcosa nelle retrovie, qui il paraguaiano Lopez sfiora il bersaglio al pari di Moscardi, la cui punizione deviata da Veron sorvola di pochissimo l'incrocio dei pali. Entra Gautieri al posto di De Falco, il 36enne tornante di destra si produce subito in questa lunga generosissima sgroppata senza esito prima di propiziare al 24esimo il destro da ottima posizione di Ferrante. Anche in questo caso la palla deviata da Fusco sfila di un niente al lato. Non manca molto alla fine del match, ma puntuale arriva l'ormai solita disattenzione, contropiede ficcante dei padroni di casa, Lopez, errore di Aquilanti, Nanni di prima per Cariello, sinistro in corsa, Tardioli freddato, 2-2. Il Crotone dà l'impressione di credere nel sorpasso. Al 41esimo l'estremo biancazzurro sventa con grande autorevolezza il destro da fuori di Capitan Cardinale, mentre a 2 minuti dall'epilogo Martini, ispirato dall'ottimo Gautieri, spedisce a lato a porta spalancata la più comoda delle opportunità. Di qui il rammarico forte e giustificato, ma anche la soddisfazione di aver visto all'opera una squadra viva, indomita, con una grande voglia di lottare. Insomma, un pareggio per ricominciare in tempi di magra, saggio accontentarsi.